Martinella fa visita a San Felice. Siamo ospiti di Carlo De Biasi, il direttore generale, lo ringraziamo. Parliamo di sostenibilità e crediamo di essere proprio davanti a uno scorcio di vigna che sulla sostenibilità dice tanto. San Felice è stata una delle aziende prime in Italia, mi ricordo il 2007-2008, a partecipare allo sviluppo dei primi protocolli di sostenibilità nel mondo del vino italiano. Io collaboravo con un'altra realtà, non ero qui a San Felice, ma venivo qui perché nelle nostre sale si tenevano i primi incontri per elaborare in campagna i primi protocolli di gestione sostenibile del vigneto. Poi i concetti si sono allargati, dal vigneto si è passati alla gestione aziendale, si è passato alla sostenibilità non solo ambientale ma economica e soprattutto sociale. San Felice in questi anni ha fatto un percorso articolato che l'ha portata ad essere certificata Equalitas, tra le prime aziende in Italia. Gli aspetti produttivi vengono portati avanti, oggi siamo anche in conversione in biologico, stiamo sviluppando tutte le tecniche di viticoltura rigenerativa, che è la viticoltura, il modello viticolo che ci permetterà di affrontare le sfide in un contesto di cambiamento, quello del cambiamento climatico è un contesto che abbiamo tutti davanti agli occhi, ma non solo, economica, perché l'azienda deve essere un'azienda sana per poter continuare nel proprio lavoro, dare lavoro alle persone e creare un'economia attorno ad essa florida. E anche sociale. La nostra attività principale riguarda essenzialmente la formazione. Riteniamo che la formazione dei collaboratori, le scuole di potatura che abbiamo sviluppato ormai da 20 anni a San Felice, sia un elemento di qualificazione professionale, quindi socialmente sia un percorso estremamente valorizzante a livello dei nostri collaboratori. E poi l'attività dell'Orto Felice, dove un gruppo di ragazzi con diverse abilità lavorano ogni giorno per produrre quelle verdure, gli ortaggi che poi vengono serviti nella mensa aziendale e anche nei due nostri ristoranti, l'Osteria del Grigio e il ristorante Poggio Rosso, la Stella Michelin, che poi dall'anno scorso ha ricevuto anche la Stella Verde per la sostenibilità. Quindi la sostenibilità è un concetto a San Felice molto presente e lo è da tanti anni. C'è questo richiamo, ecco, molto intimo nel rispetto, se si vuole, della terra, della coltivazione, e si sostanzia anche con 270 varietà di vigneto di Sangiovese che qui trovano giusto sviluppo e giusto studio. Ma ci troviamo proprio all'entrata del Viziarium. Il Viziarium è un vigneto di vitigni viziati. Viziati nel senso che erano vitigni che negli anni 80 sono stati riscoperti in Toscana con un lavoro con l'Università di Firenze e con l'Università di Pisa. Sono stati messi a dimora, si contavano allora circa 290 biotipi diversi. Poi le analisi di DNA hanno dimostrato che i biotipi sono circa un centinaio. È una collezione della biodiversità viticola toscana, è una collezione importante che poi negli anni ha fatto scoprire alcune varietà, prima di tutti il Pugnitello. Il Pugnitello che oggi è una varietà coltivata, abbiamo 12 ettari in coltivazione qui a San Felice e che entra nel taglio del Chianti Classico, quindi è un po' il segno di San Felice nel Chianti Classico, dà origine a un vino 100% Pugnitello e poi entra anche in quello che è un'icona di San Felice, quindi nel Vigorello, il primo Super Tuscan, nato nel 1968, che oggi, dopo 56 anni, nel blend ha una presenza importante di Pugnitello. La sottolineatura delle scelte di impresa, di una visione, innovazione e tradizione. Una parola in più sul Vigorello, negli anni 1968, questa rottura con la tradizione e che ha dato poi il frutto al Vigorello e soprattutto anche ha aperto il fronte ad altre aziende. Ecco, cosa successe nel 68? Qual è stata quella molla che sostanzialmente ha fatto cambiare strada che poi ha portato a questi
grandi risultati o di obiettivi? Ma nel 1968 l'azienda era diretta da Enzo Morganti, una persona sicuramente illuminata, e che ebbe come idea principale sviluppare la qualità del vino San Felice. Erano gli anni in cui il Chianti Classico prevedeva il taglio di vitigni a bacca bianca e lui volle fortemente portare alla ribalta la qualità del Sangiovese, e per fare un vino 100% Sangiovese come fu allora dovette per forza declassarlo da Chianti Classico a vino da tavola. Nacque così Vigorello, e su quell'esempio nacquero poi negli anni successivi, negli anni 70, primi anni 70, tutta un'altra serie di vini importanti per l'enologia toscana, conosciuti in tutto il mondo, che poi presero il nome, l'appellativo di Super Tuscan. Però quelle facevano parte di una serie di scelte che San Felice fece a cavallo di fine anni 60, anni 70. Siamo qui di fronte alla vigna di Poggio Rosso. Il primo Chianti Classico da single vigna fu prodotto da San Felice nel 78. Oggi sono quindi San Felice ha avuto la capacità di individuare delle strade che poi hanno caratterizzato la produzione enologica del Chianti Classico della Toscana. Quanto è importante quindi l'innovazione, l'attenzione al cambiamento e la curiosità, che molte volte noi abbiamo evidenziato, abbiamo sottolineato in tante nostre iniziative. Crediamo che sia poi quella ruota che tutto muove, che è il motore fondamentale. Ecco, su questo un'ulteriore parola credo che possa... L'innovazione è stata sicuramente lo spirito di San Felice. Pensare che un lavoro fatto negli anni 80 ha portato i suoi grandi risultati 20 o 25 anni dopo, ti fa capire come oggi innovare e conoscere, confrontarsi, ti può dare quella spinta per accogliere le sfide poi del futuro. Per questo oggi San Felice è impegnata in un progetto importante di conversione verso viticoltura rigenerativa. Per fare questo non lo fa da sola, partecipa a un gruppo, diciamo, di produttori base in Spagna, è l'Associazione della Viticoltura Rigenerativa, e lo scopo di questa associazione è creare un legame fra tutti i produttori che adottano questo modello per scambiare delle esperienze, per favorire questa transizione, per fare della sperimentazione, appunto per migliorare la qualità dei propri vini e farlo mitigare anche gli effetti, ad esempio in questo caso, del cambiamento climatico. Ma lo scopo principale è quello di ritornare a dare vita ai suoli, cioè riportare il suolo come elemento centrale nell'agricoltura in generale, nella vitivinicoltura in questo caso, per cercare di creare piante in equilibrio che possano permetterci di fare una viticoltura sostenibile. Però per fare questo bisogna confrontarsi, bisogna studiare, bisogna innovare, ma penso che sia il motore principale per lo sviluppo in questo caso di San Felice, ma in generale per tutte le aziende. Ultima domanda. In questa zona del nostro territorio un'altra tipica produzione è l'olio di oliva. Sappiamo che ha qualche difficoltà e quindi potrebbe essere contagiato da quello che viene fatto, sarà fatto per il vino, oppure è una coltivazione talmente peculiare che ha bisogno di una strada tutta sua? Io penso che sia una strada che affronta l'azienda, quindi l'affronta a 360 gradi, l'affronta in viticoltura, ma anche nella coltivazione dell'olivo, piuttosto che nella gestione dell'orto felice. C'è un approccio generale dell'azienda. Così abbiamo concluso questa preziosa testimonianza. Aiuterà altri imprenditori, è uno stimolo per tutto il nostro territorio e anche un vanto di quello che si riesce a fare a Siena, di quello che fa l'agricoltura italiana, la vitivinicoltura italiana. Ringraziamo San Felice e ringraziamo Carlo De Biasi per l'ospitalità. Grazie a voi, e per chi vuole approfondire vi aspettiamo a San Felice.